Allora, Giovanni Romano, innazitutto buonasera dal Basket Nando Di Leo. È finita con la vittoria della Castellana Udas nei confronti della Diamond Foggia. Giovanni Romano, è stato un bel derby, molto tirato, combattuto, non sono mancati momenti di tensione, però siete riusciti a portarla a casa. Sì, l'obiettivo era quello di prendere i 2 punti. E il derby foggiano qui della Capitanata tra Foggia e Cerignola è sempre stato un derby così molto ambito, rognoso, diciamo violento in senso sportivo. Alla fine ha vinto, diciamo, la squadra più forte. Tra l'altro tu ne hai vissuti molti di derby, quindi insomma puoi dare anche tu la tua giusta analisi. Sì, sono abituato perché essendo del posto, quindi ci sono molti derby perché le squadre sono molto vicine. E alla fine c'è stato molto spettacolo, la gente si è divertita e l'obiettivo principale era quello di prendere i 2 punti. Senti, adesso un turno infrasettimanale in cui giovedì arriva un avversario tosto e certamente da non sottovalutare come Vieste. Arriva Vieste, una squadra che diciamo, si trova in quella posizione, ma non è la sua vera classifica. Sono dei bei giocatori, esperti, quindi ci sarà da sudare. Grazie. Presidente della Castellana Udas, è stato veramente un bel derby. Non sono mancati momenti di tensione, ma è chiaro che in un derby foggiano come quello contro la Diamond Foggia di oggi ci può stare. Sì, diciamo che ogni volta che giochiamo contro Foggia non è mai semplice, diciamo, la partita diventa sempre spigolosa, perché loro sono ovviamente un'ottima squadra, lo sappiamo per tradizione, e quindi non dimenticare che noi l'anno scorso abbiamo giocato la finale regionale proprio contro di loro, e in effetti è un'ottima squadra, ma anche noi diciamo, ci siamo difesi bene, anzi abbiamo giocato una bella pallacanestro. Tra l'altro sia in difesa che in attacco sono stati davvero spettacolari i ragazzi. Che bilancio possiamo fare quando siamo arrivati dopo 7 giornate di campionato? Ma sai, io credo che sia un campionato piuttosto equilibrato, soprattutto nelle parti alte della classifica, e ci sono diverse squadre che possono dire la loro. Ecco, noi diciamo un po' una mina vagante è diventata Nardò, perché noi è l'unica sconfitta che abbiamo avuto proprio a Nardò, però ecco, ha lasciato qualche punticino per strada anche. Quindi ha perso anche altre partite, quindi un po' non si capisce bene, diciamo, l'andamento di questa squadra. Poi per il resto, diciamo, tutto prevedibile, un campionato equilibrato verso l'alto, senz'altro. Tra l'altro adesso un altro turno infrasettimanale di campionato contro una squadra tosta come Vieste che per come si vede la classifica non la merita. Assolutamente. Il Vieste è un'altra squadra importante di questo campionato, come il Foggia, e quindi sarà un'altra battaglia. Grazie.